Lo sappiamo tutti, le SUV sportive sono un po' una contraddizione in termini, perché nascono soprattutto per soddisfare esigenze di razionalità e spazio e non certo per limare decimi di secondo sul giro in pista, ma ce ne sono alcune che vogliono sfuggire a questa regola non scritta. Come per esempio la Maserati Grecale, soprattutto se la scegliete in versione trofeo, con il V6 biturbo benzina da 530 cavalli, lo stesso che spinge la supersportiva MC20. Le somiglianze si notano soprattutto nel frontale, con questa classica bocca vorace con al centro il tridente Maserati e nei gruppi ottici molto affusolati. E poi, proseguendo lungo la fiancata, la Grecale diventa una SUV in tutto e per tutto, a tutti gli effetti. E così arriviamo al posteriore, che si caratterizza per questi gruppi ottici a sviluppo orizzontale e che fanno un po' il verso con questa curvatura a quelli della 3002 GT. Le sue rivali sono sicuramente la Porsche Macan GTS, ma anche la BMW X3M e, ditemi voi se siete d'accordo, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Perché vi dico questo? Perché la Grecale nasce sulla stessa piattaforma della Stelvio, cioè la Giorgio, e però lei ha 8 cm di passo in più e pesa un po' di più, circa 180 kg. Sedile comodo ma contenitivo allo stesso tempo, regolabile elettricamente e rivestito di morbida pelle, così come parte dei pannelli porta e la plancia. Ritrovo l'opulenza delle vecchie Maserati, ma portata all'oggi, anche nella multimedialità. Oltre al pannello riconfigurabile della strumentazione, che si può modificare con questi tasti al volante dalla logica di utilizzo non proprio cristallina, ci sono altri due schermi al centro. Questi però sono touch e quello sopra è il centro nevralgico della Grecale, si basa sul sistema Android ed è molto rapido al tocco, ha una diagonale di 12,2 pollici. Quello in basso invece è un po' più piccolo, a diagonale di 8,8, e permette di gestire, fra le altre cose, la climatizzazione e anche permette di personalizzare le schermate dell'orologio, che è disponibile in tre modalità di visualizzazione diverse e dal quale si può visualizzare anche la bussola, quanto si accelera e quanto si frena e la forza G sviluppata in curva e in accelerazione. Nonostante il passo sia aumentato di 8 cm, le misure dell'abitacolo sono più o meno le stesse dell'Alfa Romeo Stelvio. Ma questo in sé per sé non è un grosso problema, perché come vedete l'agio è abbondante sia a livello delle ginocchia e sia per quanto riguarda la testa, eppure in larghezza, tanto che si può viaggiare tranquillamente in 5 senza grossi sacrifici. Meno generosa la capacità del bagagliaio. Dei 570 litri dichiarati, il centro prove ne ha misurati soltanto 392. Però detto questo, la forma regolare aiuta bene a sfruttare lo spazio e non manca l'attrezzatura giusta per organizzare il carico, come ad esempio questi ganci che si possono spostare lungo questi binari e questa banda elastica per trattenere i piccoli oggetti. Il V6 biturbo da 530 cavalli non teme confronti se si parla di prestazioni. Spinge la Grecale con una violenza inaudita, anche grazie alla presenza della trazione integrale. Lo 0-100? 3,6 secondi rilevati al centro prove.
Cambio automatico ZF a 8 rapporti brilla sia andando piano sia spingendo, perché ogni passaggio di marcia è accompagnato da questi deliziosi scoppietti. Che gusto! Se si sceglie di non esagerare con l'acceleratore, la Grecale rivela la sua anima comoda. Le sospensioni con molle ad aria filtrano bene qualsiasi tipo di asperità e nell'abitacolo non filtrano molti decibel, fatta eccezione alle velocità autostradali per un po' di fruscii provenienti dagli specchietti. Insomma, fai strada e non ti affatichi. Finché si guida in modo brillante ma senza esagerare, avantreno e retrotreno dialogano in modo fitto e la Grecale infonde una bella sicurezza e permette di gestire alla grande le traiettorie, anche grazie allo sterzo che è soprattutto preciso e progressivo. Qualcuno forse potrebbe desiderare un briciolo di prontezza in più, ma in fin dei conti non me la sento di lamentarmi. Aumentando ulteriormente il ritmo e anche selezionando la modalità corsa, che è quella più spinta, c'è l'impressione che la Trofeo si disunisca un po', perché rollio e beccheggio rimangono sempre ben avvertibili. E poi non c'è quella piacevole sensazione di sentire il retrotreno che allarga in piena accelerazione in uscita di curva. Ottimo giudizio sui freni, che sono potenti e instancabili quando li mettete alle strette. Infatti gli spazi di frenata sono sempre corti e nella prova di resistenza alla fatica non sono mai andati in fading. Molto bene anche la modulabilità del pedale, sia quando procedete in colonna nella classica coda in tangenziale, sia quando cercate il limite della staccata in pista. Ho lasciato volutamente per ultimo il consumo, perché, parliamoci chiaro, se prendi in considerazione una Grecale Trofeo forse non ci badi poi molto. Comunque sia, gli strumenti del centro prove hanno rilevato 8,8 km con un litro in media. Se invece sfruttate tutti e 530 i cavalli, beh, il discorso cambia. E allora ditemi, vi piace questa Grecale Trofeo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.